L'obiettivo quindi della proposta alle regioni è convincere, modificare la regola sul Green Pass per convincere più persone a vaccinarsi, perché sennò sembra quasi che in realtà state allentando le restrizioni per i vaccinati, quindi nessuno andrà mai in zona arancione, il virus girerà ancora. Guardi, mi permette di correggere, l'obiettivo è quello di non chiudere e di tutelare ovviamente chi ha aderito al piano di sanità pubblica. Dopodiché staremo anche a vedere, perché è inutile che io anticipi cose che magari poi non trovano conferma nella riunione che faremo alle 18. Buon lavoro. Nella Lega siete tutti d'accordo su questa idea? Ma noi siamo sempre d'accordo. Sempre tutti d'accordo. Sta andando la Salvini. Buon lavoro, sì, grazie. Grazie Luca, grazie. Quindi dice Zaia che andranno a chiedere un Green Pass che preveda che chi è vaccinato possa fare delle cose e chi non è vaccinato no, ho capito bene? In velocità, Luca, che ho pochissimo tempo. Ci stava spiegando che chiederanno di modificare le regole attualmente in vigore e quindi sì, di andare in una direzione per non penalizzare chi si è fatto il vaccino. Okay. Ora però non ci ha detto di più perché la riunione è alle 18. Va bene, va bene. Non anticipo, vediamo come va. Va bene, va bene.